Bene cari amici, ed eccoci qui con la 32esima puntata con Don Chisciotte e i mulini a vento. Cari amici, siamo ancora qui, è già un altro martedì insieme all'amico Alfredo, il nostro ideatore e conduttore di questa trasmissione, che ormai sta già riscuotendo un notevole successo. Ci abbiamo anche un nutrito gruppo che ci segue, caro Alfredo. Grazie. 32esima puntata, quindi resistiamo per dare informazioni, per cercare di fare in modo che tutte quelle persone che hanno un neurone fermo, bloccato, si possa rimettere in moto e diciamo incominciare a ragionare, a decidere. Noi diamo l'input, poi dopo voi con l'input ragionate con la vostra testa e vi cercate le notizie e le informazioni che vi interessano. Questa sera Alfredo ha una serie di argomenti che sono interessantissimi, anche se sono monotematici, come dice lui, però ascoltateli attentamente, perché vale la pena veramente di capire alcune cose che sono fondamentali su quello che sta accadendo in questo periodo. Non voglio preannunciarvi nulla. Ovviamente questa trasmissione ha una linea telefonica, come tutte le trasmissioni live di Radio Saiuz, che è lo 0422 1626 622. Lo dico per chi ci ascolta sulla web radio, questo, perché invece chi ci guarda sulla web TV possono guardare e vedere il numero di telefono in sovraimpressione, quindi ce l'hanno sempre sotto gli occhi. In modo che se vogliono intervenire, fare delle domande oppure anche delle critiche, sono sarei felice se ci fosse qualcuno che dovesse che fare delle critiche all'amico Alfredo, non a me, ad Alfredo. Ma questo è logico. magari. Così nasce un dialogo, almeno è così, no, caro Alfredo? Lasci un dialogo. Bene. 22.03, senza indugio parto subito con la rassegna stampa, cari amici, che vi ripeto e vi ricordo che la rassegna stampa la prendo dal fattoquotidiano.it, però se ci dovesse essere qualche altro quotidiano, giornale che voi reputate insomma che sia meritevole di essere menzionato sul canale Radio Saiuz, bene, segnalatecelo, che noi possiamo anche attingere. Bene, allora iniziamo subito con la jihad. Devi sapere, caro Alfredo, questo lo dico a tutti gli amici, che il terrorismo a Brescia ci sono stati dei fermi e delle espulsioni. Dice l'articolo: la strategia di Digos è viminale dopo gli arresti respinti per la riforma di Renzi. In poche parole, dopo le richieste di arresto di presunti jihadisti che sono state respinte a Merano e a Bologna, c'è una nuova strategia giudiziaria nell'inchiesta contro il gruppo che inneggiava la strage di Parigi e minacciava il Vaticano. Le norme sulle misure cautelari approvate in aprile impongono un rischio attuale difficile da dimostrare per attività di propaganda sul web e per indagini complesse protratte nel tempo. Quindi la Digos di Brescia, insieme al Dipartimento Centrale di Polizia di Prevenzione del Viminale e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la DNA, ha inaugurato con l'operazione Van Damme una nuova strategia nelle indagini sui reati connessi al terrorismo. Non più lunghe e complesse indagini, con il rischio di vedersi respingere le misure cautelari in sede di convalida, come è avvenuto nel caso dei 7 sospetti jihadisti scarcerati 2 settimane fa dal GIP a Merano, oppure l'espulsione di 4 cittadini marocchini a Bologna, il cui arresto era stato respinto dal giudice.
saremo a vedere l'evolversi anche di queste vicende. Poi parliamo un attimino a Istanbul, cosa è successo. C'è stata un'esplosione vicino alla metro, è stata sospesa la circolazione di treni e tram, e insomma la bomba si dice artigianale, ci sono 5 feriti. Non andiamo a entrare nel merito dell'articolo perché ormai ci siamo un po' abituati, no? A questi attentati. Esatto. Mentre invece, ci dispiace per le persone ferite, mentre invece c'è un articolo interessante riguardo la consulta. Il Parlamento ci sta riprovando, ma è ancora una fumata nera per la terna Partito Democratico Forza Italia. E addirittura Pitruzzella, che era stato proposto l'antitrust, dice mi ritiro. Insomma, l'aula non è riuscita per l'ennesima volta ad attribuire 3 posti vacanti. I candidati politici su cui c'è l'accordo di Forza Italia, Area Popolare e Partito Democratico erano già stati bocciati nella scorsa seduta. Petizione di un gruppo di parlamentari per fare sedute a oltranza ci sono state. Comunque l'ex collaboratore di Cuffaro fa un passo indietro. Ennesima fumata nera, quindi l'annuncio di sedute a oltranza, perché ormai è una vergogna. 2 candidati intoccabili e sull'orlo del quorum, chi sono? Augusto Barbera per il PD e Francesco Paolo Sisto per Forza Italia. Poi invece c'è il ritiro della candidatura di Giovanni Petruzzella. Insomma, il 28esimo scrutinio per sostituire i 3 giudici della Corte Costituzionale fallisce ancora una volta, ma l'Assemblea cerca una via d'uscita. Anche qui staremo a vedere. In poche parole, se la giocano sempre i partiti grossi. Poi c'è un'altra notizia che voglio darvi. Insomma, è una notizia che ieri, quando l'ho letta, mi sono messo a ridere perché è una cosa vergognosa. Insomma, la tassa sulle biciclette, c'è il dietrofronte del firmatario, un testo scritto male, non è mio, mi è stato girato dagli uffici legislativi, ha detto. Insomma, dopo la protesta il senatore Marco Filippi è pronto al dietrofronte, ha detto mi dispiace che si sia creato un caso sul nulla, forse qualcuno ha voluto fare polemiche gratuitamente, ci saranno questioni spinose nella riforma del codice della strada, ma non è certo questo il caso. Il PD fa marcia indietro, quindi c'è stata appunto la protesta sui social network e la mobilitazione di tutto il mondo delle due ruote. Il senatore PDino Marco Filippi, che è il firmatario dell'emendamento tassa bicicletta, ammette che il testo è stato scritto male e dovrà essere riformulato o addirittura ritirato, perché, ribadisce, nessuno all'interno del Partito Democratico ha mai pensato di far pagare chi va in bici. Vorremmo solo combattere i furti. Secondo lei, onorevole, chi con la mettere una tassa si combatte il furto? Ma non ho mai sentita questa. Ma ci sono problemi ancora più gravi, purtroppo, in questi giorni. Certo. Poi sulle biciclette si spinge l'uso della bicicletta nelle metropoli per combattere l'inquinamento, e poi le vogliono tassare, ma certamente sarà un errore. Mi sembra strano, quello che mi irrita, caro Rosario, è che questi dirigenti d'Italia sbagliano quanto guadagnano cifre spaventose, ecco, e sono degli incompetenti assoluti. E adesso passiamo a un altro argomento scuola, perché la camorra, chi non conosce la camorra, c'è un appello di mamme e sacerdoti dei quartieri a rischio, dicono tempo pieno a scuola per togliere i ragazzi dalla strada. A Napoli i 15 parroci, tra cui Don Antonio Loffredo, Don Giuseppe Rinaldi e padre Alex Zanotelli, hanno accolto la richiesta delle donne delle zone più a rischio della città e faranno da tramite con le istituzioni durante la marcia che si terrà domenica 5 dicembre. Dicono, per investire in questi quartieri forse bisognerà sottrarre risorse ad altri progetti, ma è pur vero che una madre dà la priorità al figlio più fragile. Il tempo pieno a scuola per togliere dalla strada i nostri figli. Questo è l'appello quindi delle mamme del quartiere Sanità di Napoli, nella speranza che venga ascoltato il loro grido di dolore e che i loro ragazzi si salvino dalla guerra di camorra che sta insanguinando i vicoli della città. Cioè, in 6 mesi ci sono stati 49 morti.
Questo è un appello raccolto da 15 parroci, appunto, come dicevamo, tra cui Don Antonio Loffredo, Don Giuseppe Rinaldi e Padre Alex Zanotelli, e lo porteranno questa richiesta all'attenzione delle istituzioni in occasione, appunto, della manifestazione organizzata da Un Popolo in Cammino, in programma il 5 dicembre. Insomma, la gente ha detto basta e noi siamo con loro. Questo dice al fattoquotidiano.it Antonio Loffredo, parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità, che avverte: toglieremo i drappi viola in segno di lutto dalle finestre quando inizieranno ad ascoltare. Ma io lessi molto tempo fa di padre Alex Zanotelli, che è un parroco e un conosciutissimo, molto attivo ed è conosciuto. Con questo finisce la rassegna stampa, caro Alfredo. Sono le 22:11. Benissimo. Verso le 22:30-22:35, cari amici, spezzeremo questa trasmissione con un brano musicale. E per invogliare a guardarci sulla web TV, caro Alfredo, non dirò il titolo del brano e chi lo suona, perché voglio che vengano a leggersi il titolo sulla web TV. Benissimo. Li sfido chiunque. Io. Vai, Alfredo. Anch'io stasera, a dire la verità, c'ho una sfida. Tu musicali, io letterari, e vediamo chi vince. Chi vince? Benissimo, mi passi la palla? Vai. Ok, carissimi amici, qua riprende il vostro Hidalgo, sempre più arrabbiato, sempre più inviperito, non contro i mulini a vento, che quelli purtroppo o per fortuna fanno il loro lavoro creando energia e macinando il grano, ma contro gli uomini. E come avete detto, il caro Rosario, è una serata abbastanza monotematica, anche se la prima notizia che vi do è fuori dall'argomento, perché oggi, che è il 1° dicembre, si ricorda un evento molto importante per la storia americana. L'evento è che 60 anni fa Rosa Parks ebbe il coraggio di dire no a chi gli chiedeva, uomo bianco, un posto sull'autobus da lei occupato. Infatti, non so chi si ricorda, ma credo che sia molte persone si ricordino questo evento, anche giovani, perché è stato un evento epocale. E il 1° gennaio del 1955 l'afroamericana Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto a un uomo bianco che voleva sedersi mentre lei stava tornando dal lavoro stanca. E questo evento è successo in uno stato del sud, se non erro, a Montgomery in Alabama, quindi qua possiamo ancora chiamare il Ku Klux Klan e altre associazioni fanatiche. A parte il Ku Klux Klan, del Ku Klux Klan si è parlato anche l'altro giorno, quando in America un uomo è entrato dentro un dispensario sanitario dove praticavano l'aborto e ha cominciato a sparare all'impazzata perché è contrario all'aborto. Beh, questo non è un sistema logicamente per risolvere i problemi. L'importanza di questo evento, che poi ha innescato le battaglie, tra cui partecipò anche il grandissimo Martin Luther King, e ha dato il via alla liberazione, alla liberalizzazione dei trasporti, che una volta erano solo a beneficio dell'uomo bianco. E le iniziative sono molte e si faranno a Roma, a Napoli, a Catania. Più che altro saranno iniziative molto simpatiche, perché si svolgeranno sugli autobus, su alcuni percorsi di autobus in cui
scrittori, giornalisti o semplici lettori racconteranno e leggeranno storie di questo genere, che rappresentano un po' la liberazione dallo schiavismo, perché anche questo è certamente un evento schiavista. La storia credo che sia molto semplice. Rosa Parks, che era figlia di James Leone McLeod e moglie di Raymond Parks, che era già un attivista dei diritti civili, lavora come sarta in un grande magazzino, e quel giovedì, un giovedì molto freddo di primo gennaio, lei sale sull'autobus per tornare a casa, stanchissima, non trova posti nella zona autobus per i neri, o come li chiamavano i negri, e si siede nel primo posto libero che trova nella zona dei bianchi. Logicamente i bianchi si lamentano, l'autobus si ferma, salgono dei poliziotti e l'arrestano, e viene condotta in carcere. E lo stessa notte anche Martin Luther King, assieme ad altre decine di leader delle comunità africane, dà vita a un'azione di protesta, e tra cui anche il boicottaggio dei mezzi pubblici di Montgomery affinché fosse cancellata questa norma odiosa. Rosa Parks muore poi il 24 ottobre del 2005 e passa così alla storia con questo suo no, detto in maniera chiara, civile e morigerata, cioè senza arroganza, diventata la madre dei diritti civili, e la Casa Bianca ospita le sue spoglie addirittura. Questo non lo sapevo. Casa Bianca ospita le sue spoglie con tutti gli onori. Quindi, se vi capita di essere o a Torino, o a Roma, o a Napoli, o anche a Catania, ci saranno degli autobus book che ospiteranno scrittori e giornalisti, e leggeranno testi sulla discriminazione razziale e sulla lotta lotta per i diritti civili. Penso che sia un'iniziativa molto bella e molto importante per combattere per i risultati che si sono ottenuti da questa semplice sarta che ha avuto la dignità umana di ribellarsi a una legge assolutamente idiota. Come dicevamo in apertura e anche negli annunci che abbiamo fatto prima dell'inizio della trasmissione, oggi parliamo di crocifissi, presepi, discriminazioni nelle scuole elementari, nidi, medie, perché sembra che sia l'argomento del giorno. Anche oggi, prima della trasmissione, mentre la preparavo, ho seguito il talk show della Barbara D'Urso su Canale 5, e anche lì, da bravo talk show, con intervista a cittadini e a personaggi politici e giornalisti, si è parlato di questo argomento che sembra diventato il leitmotiv del Natale. E i problemi sono stati creati da dei presidi, da degli insegnanti e comunque da strutture scolastiche che ormai sappiamo vengono frequentate sia da italiani sia da immigrati, anche se dobbiamo dire che tanti immigrati, tanti ragazzi sono di seconda e terza generazione, quindi a tutti gli effetti sono anch'essi italiani.
solo che sono di religione musulmana, perché seguono la religione dei padri. E proprio per questo motivo, per non creare dissapori e non creare attriti nella ricerca di un clima di distensione, si è cercato di evitare di fare il presepe, di organizzare i canti natalizi e tutto nel nome della distensione. Mi sembra un discorso talmente stupido da far vergogna, perché questo discorso va proprio contro gli stessi interessi che ha l'Italia di favorire l'integrazione. L'integrazione cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente quello che intendono le strutture scolastiche, di evitare qualsiasi situazione che possa urtare gli alunni di altre religioni. Adesso lasciamo stare il discorso di immigrati, perché, come ho detto prima, tanti bambini, tanti ragazzi non lo sono più, essendo italiani a tutti gli effetti, addirittura parlando perfettamente italiano, se non addirittura i dialetti delle città in cui vivono. Ma l'integrazione vuol dire fare conoscere la loro religione, parliamo di religione in questo caso, e la nostra religione, e cercare dei punti di contatto fra di loro, in modo che si integri. Proprio la parola stessa lo dice, integrare vuol dire da due realtà diverse crearne una che contenga, diciamo, le tipologie delle due religioni che si incontrano, delle due realtà che si incontrano. La città che il paese che è saltato alla cronaca per questo è Rozzano, che è in provincia di Milano, se non erro, perché il preside addirittura si è dimesso perché aveva deciso di togliere, di creare questo dissapore interno, cioè cercando di prevalicare delle scelte comunitarie proprio, e il presepe, i canti natalizi, eccetera. Ma tanto che si è trovato a chiedere le dimissioni, perché non era stata accettata la sua scelta. Adesso credo che abbia 15 giorni a disposizione per poter ritirare le dimissioni, come ha detto il sindaco. Ma la cosa più interessante in tutta questa diatriba è quella, e dunque la notizia è su l'ANSA, l'ANSA Lombardia. La cosa più interessante in tutta questa diatriba, almeno per quanto riguarda il discorso del presepe, l'ha detta la insegnante Antonella Genua, di 59 anni, che insegna in una scuola di Milano, l'ex Morosini Manara, che da una quarantina d'anni e più ha vissuto sulla sua pelle questo cambiamento. Logicamente ai miei tempi era molto diverso, e 40 anni fa chi è che pensava a queste problematiche? Nessuno. E l'insegnante dice che proprio spesso sono proprio i bambini non cristiani che ogni Natale, quando chiedo loro di preparare i bigliettini, i classici, che li facevo anch'io alla mia età 50 anni fa e forse anche di più, facciamo 60, i famosi bigliettini d'auguri da che poi vengono dati ai genitori, scelgono loro stessi di disegnare il presepe, affascinati dalla capanna, dalla cometa,
e inteneriti dal bambinello Gesù. Quindi vediamo che i bambini e i ragazzi sono molto più intelligenti di chi cerca di gestire la loro vita. E, però il problema esiste e non lo possiamo ignorare, come detto, non dalla parte dei bambini, il problema da loro non esiste, perché crescendo, frequentando la scuola e vivendo con bambini di religione cristiana, i loro compagni di scuola hanno automaticamente realizzato l'integrazione, e proprio è stato per loro un'integrazione automatica, diciamo, pelle contro pelle proprio. È un problema che veramente mi dà da pensare, perché è esploso in maniera allucinante. Questo, continuando a parlare del problema di Rozzano, che poi è un problema, è una tipologia di problema diffusissimo, il preside, che è Marco Parma, di 63 anni, ha deciso di cancellare le feste e i canti di Natale per non compromettere la sensibilità di alcuni di fede diversa. Non lo so, ma perché nell'istituto, che è quindi un istituto medie superiori, il 20% è di origine straniera e molto spesso impauriti questi presidi, questi dirigenti, più che altro effettuano queste scelte perché sono impauriti dalle reazioni che possono succedere dopo i fatti di Parigi, e quindi hanno pensato addirittura, questo proprio fa ridere, di spostare il Natale addirittura al 21 gennaio, trasformandolo in un concerto d'inverno. Interviene anche in questa disputa Laila Magar, di 45 anni, egiziana di fede musulmana, che abita a Rozzano da 7 anni con il marito e i 4 figli, i 2 più piccoli, gemelli Fatma e Yassin, hanno frequentato l'istituto Garofani, e dicono: ma chi dà fastidio alla festa di Natale? Forse al preside, di certo non alla comunità musulmana. I miei figli, dice, i 2 ragazzini di fede anche loro musulmana, hanno sempre partecipato alle feste di Natale, hanno sempre cantato Tu scendi dalle stelle ed altri canti tipicamente natalizi. È intervenuto anche il marito, Mohammad Al-Khir, di 67 anni. Chi siamo noi musulmani per dire che cosa si può fare nella scuola italiana? Noi siamo ospiti in questo paese. Mi auguro che l'opinione pubblica capisca la decisione e non arriva da una richiesta di genitori musulmani. A questo punto qua la situazione si fa difficile, perché ci troviamo nella situazione, caro Rosario, che i musulmani si integrano perfettamente con i cristiani, ma i cristiani fanno difficoltà a integrarsi con i musulmani. Alfredo, se mi permetti, un tuo parere illuminato. No, ma è molto semplice il mio parere, caro Alfredo. Cioè, qui non c'è neanche da discutere di quello che ha fatto. Secondo me il preside ha fatto bene da un lato, ma ha sbagliato il modo, forse.
Perché questo? Certo. Perché questa è una scuola statale. Sì. Noi siamo uno stato laico, ce ne frega un tubo, certo, delle religioni. Ognuno però, si festeggia. No, aspetta, fermati. No, no, tradizione non me ne frega niente. Il Natale, se tu lo vuoi festeggiare, lo festeggi a casa tua. Se sei cristiano, se sei cattolico, vai nella tua chiesa cattolica e vai a festeggiare il tuo Natale. La chiesa è pubblica, cioè la scuola è pubblica. La scuola è laica, è statale, non ha nulla a che vedere con le religioni. Noi purtroppo in Italia tutte queste discussioni nascono da che cosa? Da un fatto che noi siamo, chiedo scusa, è caduta la linea con Alfredo, ma continua a parlare appunto perché questo è un argomento che mi interessa. Vediamo se riusciamo a recuperare la linea. Perfetto, se siamo riusciti a recuperare la linea, vediamo un attimino. Perfetto, vediamo, pochi minuti e riusciamo a recuperare la linea con Alfredo. Ok. Scusa un attimo Alfredo, che ripartiamo, certo, con tutto, certo, perché siamo sulla web radio, cari amici, e ci vediamo e ci ascoltate, ma c'è stato il solito problema purtroppo con queste linee che sono malefiche. Adesso dovremmo ritornare tranquillamente sui canali della web TV, quindi perfetto. 2 secondi e ripristiniamo tutto, eh? Ok. Ok. Allora, eccoci qua, caro Alfredo, siamo sulla... Sì, parlavamo del problema delle tradizioni e del discorso di Natale. No, tu hai ragione Rosario. Però... No, ma io stavo semplicemente dicendo una cosa che mi interessava, è questa. Che cosa, la scuola è pubblica, la scuola è statale, la scuola è laica, non ha nulla a che, certo, vedere con quello che sono gli aspetti religiosi. Ognuno in Italia, tu puoi benissimo essere, avere la tua fede religiosa, puoi credere in qualche cosa. Io credo in un Dio, tu crederai in un altro Dio, eccetera, eccetera. Il problema nostro, da dove nasce tutto sto polverone? Nasce dal fatto che noi siamo dominati dalla Chiesa Cattolica, siamo sempre stati e continuiamo a subire ancora oggi ingerenze da parte della Chiesa Cattolica nella nostra vita quotidiana. Però dobbiamo renderci conto che noi siamo uno Stato laico. Cioè non c'entriamo, okay, nulla con la religione. Ok, però io condivido la tua idea, però Rosario, dobbiamo vederlo nell'ottica dei bambini che superano il problema della laicità di uno Stato. Una tradizione consolidata per la legge, una cosa consolidata diventa legge, però diciamo io ne ho 67 anni e mi ricordo da bambino erano queste cose, erano normali pur andando a scuola in una scuola laica. Sta di fatto che l'unico anno in cui sono stato in una scuola religiosa, il San Luigi di Bologna, da quel punto lì non sono più entrato in chiesa, proprio perché ho visto come opera la istruzione non laica ma religiosa. Qui si parla di bambini che vivono il Natale in maniera completamente diversa dagli adulti. Aspettano Babbo Natale, aspettano i regali, aspettano di fare coi genitori e anche a scuola i presepi. Ecco, questo è il mio pensiero, caro. Sarà sbagliato, non lo metto no, in no, 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 perché noi, secondo me,
stiamo peccando in una qualche cosa che va anche per chi crede, per chi è cristiano e crede, va anche contro le leggi di Dio. Perché stiamo insegnando i bambini a credere in qualche cosa che è pagano. 25 di No, dicembre. un momento, Cioè, non guardiamo calma lì. queste. Se vuoi guardarla sotto una festa puramente pagana, va benissimo, non me ne Allora, frega niente. mi Però permetto. non facciamo passare la festa del Natale come una festa religiosa, che non ha nulla a che vedere con la cristianità, il Natale. Ok, permetti? Allora, che il 25 dicembre non sia il giorno della nascita di Cristo è assolutamente assodato, perché è una data che viene dai culti pagani di Mitridate e la nascita del Dio Sole e via discorrendo, che era poi il solstizio d'inverno. Però il discorso del presepe, che fu inventato da San Francesco, è un discorso prettamente religioso e biblico, perché No, si è ricostruisce, cattolico, non ha nulla a ma che neanche vedere. religioso. No, per il semplice motivo che il presepe ti insegna ad adorare degli idoli, non ad adorare. Cioè, Dio è stato chiaro nella Bibbia, eh? Non ti farai ne nessuna immagine alcuna, né in cielo, né in terra, né sotto Ma l'acqua del mare. certo, logicamente è E il primo quindi se, versetto del allora, capitolo 20 o sei cristiano o credi in Dio dell'Esodo. o non ci credi. Cioè, tu devi abolire tutto ciò, che se tu lo fai diventare un qualcosa di laico, il presepe, la festa di Natale, come se fosse la festa della Repubblica o un altro tipo di festa, mi sta, cioè, non c'è nulla di male. Ma se tu vuoi Certo. far passare una festa come il Natale, che è come soprattutto ti vai ad adorare degli idoli, cioè delle statue, bene, questo non può andare No, bene perché il cristiano crede in Dio. Rosario, scusami, ma non si adorano idoli, si fa una rappresentazione commemorativa dell'evento della nascita di Cristo, che è Ma Cristo, tutt'altra cosa, ecco, che che è non è nato il tutt'altra 25, cosa. che, quindi ha ragione il sindaco che dice la possiamo fare anche il 21 gennaio. Su quello sì. Può avere Cioè, ragione, può avere ragione. secondo me c'è da scindere le due cose. Per me il Natale non è una festa religiosa. Stop, è finita lì. Per semplice motivo perché la Bibbia, se io credo nella Bibbia, mi dice che quelle cose lì sono pagane. Sono cose che sono state inventate nel 300 d.C., quando si sono riuniti tutti quanti, atei, pagani e cristiani, gli hanno fondato la Chiesa Cattolica sotto Certamente, Costantino, non ci dimentichiamo. come nel Quindi, video che ti ho mandato, sì, chiaramente quindi spiegato. automaticamente dovevano scegliere delle date per comodità, per cercare di far Certo, credere sì. la gente, hanno scelto le date, il 25 di dicembre, del dio Mitra, lì, quello lì che era nato, addirittura si parla di questo dio. Di Mitra, che era nato da una vergine, cioè hanno Esatto. preso pari pari quella che era la cosa pagana e l'hanno trasportata nella fede. Sì, l'hanno fatta per invogliare i romani a entrare nella A Chiesa entrare, ma, cattolica. cioè, ma non è così, non è imbrogliando la gente che tu fai credere. La Questo è gente si verissimo, avvicina al anche suo Dio, a Dio, si avvicina in modo, diciamo, onesto. verissimo. Sì, questo è indispensabile, è Allora, io ti indispensabile. ripeto, per me la festa del 25 dicembre mi sta bene, basta che non me la fanno passare come una festa religiosa. Cioè non mi mettono il bambinello, l'effigie del bambinello sopra nella mangiatoia lì, perché non si sa neanche se è nato in una mangiatoia. È nato, sì, all'inizio, poi andò a abitare in una casa. Prima viene fatto inabitante. Quindi cerchiamo di essere un po' pratici su queste cose, anche essendo delle persone di fede, persone che ci credono, eccetera. 25 dicembre mi sta bene. Per me ha ragione il preside. Facciamo il 21 gennaio, la stessa cosa. Perché
Però io non è che dico di farlo o non farlo per non diciamo offendere le varie religioni, perché non ce ne frega niente. Questo è uno stato laico, non dovrebbe essere festeggiata nessuna festa religiosa di qualsiasi religione in una scuola pubblica che è statale. Stop. Ma infatti, infatti no, continuando il discorso, addirittura si arriva a Sassari, questa notizia del Corriere della Sera, in cui la scuola di, una scuola di Sassari di, e nega la visita dell'arcivescovo perché è inopportuna, non tutti sono cattolici. In una scuola di della San Donato con 122 bambini non cattolici su 250, quindi quasi la maggioranza, la chiesa, la scuola ha rifiutato l'intervento del vescovo per le benedizioni e i soliti iter cattolici che vengono fatti durante queste feste. Ma anche quelle lì, quelle cose che fanno in chiesa, eccetera, sono cose strane che non fanno parte della religione cristiana. Ma questo è un altro discorso. Quindi, che potremmo parlare un'altra prossima volta. Però adesso sì, direi che sono, che ci siamo dilungati su questo argomento, perché ci tenevo, perché mi ha annoiato tutta sta diatriba che c'è stata in giornali, mi hanno prestato fede, perché subito c'è stato Salvini che è andato a vedere la scuola, subito ci sono state la destra che ha fatto alzati i muri perché per difendere la chiesa, ma che difendere che chiesa? Tu devi difendere il tuo Dio, non la chiesa. Quindi automaticamente ci sono state tante di queste stupidaggini che mi hanno detto: ma è possibile che non abbiamo nulla di meglio da fare? E ne avremo tanti. Un tema, per esempio, interessante sarebbe quello di parlare che se uno si difende da furti, rapine e aggressioni, va in prigione lui invece del ladro o dell'aggressore. C'è qualcosa da rivedere, anche se io sono contrario alle armi, però c'è qualcosa da rivedere, perché è contro la fede cristiana. Esatto, questo indubbiamente. Cioè nessuno può togliere la vita. Ma questo assolutamente. Però sono adesso 22:42, io direi o mandiamo il brano o continui, o andiamo avanti. Oppure andiamo avanti. Qua mi stanno arrivando messaggi. Dimmi, leggi. No, beh, sono, cioè, proteste contro di me, insomma. Va bene, sono proprio almeno una protesta, almeno. Mi è arrivato per SMS, neanche sul mio cellulare privato, quindi qualcuno che mi conosce molto bene. Vuol dire no, che perché non sono, cioè, io cerco come di essere chiaro qual è, può essere il pensiero, non voglio essere, cioè, non dico questo e nessuno ha la verità in mano, però dico, se uno ha fede e legge un libro che per lui è il libro sacro, cioè, o ci crede o non ci crede quello che c'è scritto nel libro sacro. Su questo hai ragione, su questo ti do perfettamente e non è che perché non cattolico ti do perfettamente ragione. Poi dopo i bambini li possiamo far, possiamo far divertire in tanti altri modi, non c'è bisogno. I canti li possono, ci sono tantissimi bei canti che sono bei canti e basta, però. 22:43, mandiamo un brano? No, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora passa al prossimo argomento. E gli amici che non dovessero essere d'accordo col sottoscritto o con Alfredo sono pregati di farcelo sapere, perché noi siamo aperti a queste cose, scherzi a parte. Ma certamente, io esprimo il mio pensiero, quello che penso, poi ovviamente non ho la verità in mano. Infatti questa notizia di Sassari ricalca un po' il tuo pensiero, e in cui dicevo prima che questa scuola di San Donato di Sassari ha negato al vescovo di venire a fare le benedizioni. Sapevo che le benedizioni si facevano per Pasqua, ma non so, perché la scuola
ha una percentuale quasi del 50% di extracomunitari che vengono dalla Cina, dall'India, dallo Sri Lanka, dall'Africa e dai paesi arabi. E quindi, come hai detto tu giustamente, se si deve fare qualche manifestazione di carattere religioso, venga fatta in chiesa e coinvolgendo i genitori, ma lasciando fuori la scuola. No, anche perché io rimango sempre di quel parere lì, cioè ognuno ha la propria idea, la propria religione, la propria fede, eccetera, e bisogna rispettare quella di tutti. Però io dico, se uno Stato è laico, deve rispettare tutti quanti. Quindi è inutile che questa gente da quattro soldi, come questi da Lega o quelli là della destra, alzano muri perché hanno offeso la religione cattolica. È la religione cattolica che offende noi tutti i giorni, non siamo noi a offendere la religione cattolica. Perfettamente. Comunque l'esgo governatore di Forza Italia Cappellacci dice: pessimo messaggio, la decisione presa dal consiglio docente sta suscitando polemiche, è un pessimo messaggio, non si può insegnare ai nostri figli che in nome di un malinteso concetto di tolleranza il rispetto di una religione passi attraverso l'autocensura preventiva delle nostre tradizioni e del credo di molti italiani. Scusi, ma il credo di molti italiani non vuol dire che il credo della scuola? No, assolutamente. Quindi non è lì, non è che non lo fa, non devono far andare perché ci sono a persone di altre religioni. A me non me ne frega niente di altre religioni. Senti quanti messaggi arrivano. A me interessa soltanto che nella scuola non venga coinvolta con le fedi religiose, perché è laica. Esatto. Stop. Poi ognuno a casa propria si fa la propria religione. È vero. Questo, ma questa volta è un complimento. Comunque diciamo che come avete detto, già fra me e Sancho nascono delle discussioni, basta guardare, accende la televisione e potete vedere. E passano dei messaggi falsi, vedi? Passano dei messaggi falsi, perché quello che hai appena letto, di quello che ha detto quello di Forza Italia, Cappellacci, ha detto una grande stupidaggine. Esatto. Perché cosa dice l'articolo? Dice: per non offendere l'altra religione dobbiamo tacitare la nostra. No, noi non tacitiamo nulla, la scuola è a parte, stop, tacitiamo tutti. I musulmani sono perfettamente d'accordo di seguire le tradizioni italiane, non si pongono questo problema proprio. Esatto. Per finire avrei ancora due cosine da dire. 22:47 Alfredo, Vabbè, passeremo mezz'ora in più, dai, roba da ridere. No, scherzo. No, ma sei tu che vuoi andare a nanna con le galline, non io. Io a quest'ora normalmente dormo da quasi 2 ore. Io sono vecchio. Io, Alfredo, vado, non sono giovincello neanche io, non so. Cioè, non sono di primo pelo, sai. Io la sera mangio una tazza di latte con pane raffermo e poi me ne vado a letto. Cosa vuoi che fai? C'è poco da fare, no? Un vecchietto come te mancano i denti, la digestione è difficile, come la classica tazza di latte con i crostini dentro del giorno prima, logicamente. Io sono allergico al latte, quindi sono, non allergico, intollerante, è diverso. Devi comprare quei latte come me. No, bevo tè e faccio prima. Ci sono tanti. Ecco, vorrei leggervi, proprio perché parliamo... E non mi date il latte di riso perché lo assaggiate e fa schifo. No, quello è cattivo. Latte di soia, latte di riso, latte di capre è buono, quello sì è buono, ma costa una follia. Sì. Dato che siamo in tema natalizio, volevo leggervi proprio... Tanti auguri... No, non c'entra niente. Ma... Non c'entra. Adesso torniamo seri. Volevo leggervi un racconto, il racconto della nascita di Gesù, proprio per mettere d'accordo tutti, e specialmente il nostro amico Sancho, che stasera è un po' arrabbiatello. Il racconto che ne leggerò solamente una pagina, ecco.
E questo è il racconto della misericordia del tuo Signore verso il suo servo Zaccaria, quando invocò il suo Signore con un'invocazione segreta, dicendo: «Oh Signore mio, già sono stanche le mie ossa, sul mio capo brilla la canizia, e non sono mai stato deluso invocando, o mio Signore. Mia moglie è sterile e temo il comportamento dei miei parenti dopo di me. Concedimi da parte tua un erede, che erediti da me ed erediti dalla famiglia di Giacobbe. Fa, mio Signore, che sia a te gradito. O Zaccaria, ti diamo la lieta novella di un figlio. Il suo nome sarà Giovanni. A nessuno in passato imponemmo lo stesso nome. Disse: come potrò mai avere un figlio? Mia moglie è sterile e la vecchiaia mi ha rinsecchito. Rispose il Signore: è così, il tuo Signore ha detto, ciò che è facile per me già una volta ti ho creato quando non esistevi. Disse Zaccaria: dammi un segno, mio Signore. Rispose: il tuo segno sarà che, pur essendo sano, non potrai parlare alla gente per 3 notti. All'oratorio verso la sua gente indicò loro di rendere gloria al Signore al mattino e alla sera. O Giovanni, tienti saldamente alle scritture e gli demmo la saggezza fin da fanciullo, tenerezza da parte nostra e purezza. Era uno dei timorati, amorevole coi suoi genitori, né violento né disubbidiente. Pace su di lui nel giorno in cui nacque, in quello della sua morte e nel giorno in cui sarà risuscitato a nuova vita. Ricorda Maria nel libro quando si allontanò dalla sua famiglia in un luogo ad oriente, tese una cortina da sé e gli altri, tra sé e gli altri. Le inviamo il nostro spirito, cioè Gabriele, che assume le sembianze di un uomo perfetto. Disse Maria: mi rifugio contro di te, presso il compassionevole, se sei di lui timorato. Non sono altro che un messaggero del tuo Signore per darti un figlio puro. Disse: come potrei avere un figlio che mai un uomo mi ha toccato e non son certo una libertina? Rispose: è così, il tuo Signore ha detto, ciò è facile per me. Faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da parte nostra. È cosa stabilita. Lo concepì e in quello stato si ritirò in un luogo lontano. I dolori del parto la condussero presso il tronco di una palma, dicendo: me disgraziata, fossi morta prima di ciò e fossi già del tutto dimenticata. Fu chiamata da sotto: non ti affliggere, che certo il tuo Signore ha posto un ruscello a 2 piedi. Scuoti il tronco della palma, lascerà cadere su di te datteri freschi e maturi. E via discorrendo. Questa è la nascita di Gesù. Io vorrei terminare questa nostra diatriba, potremmo chiamarla. Ah beh, sì, ogni tanto ci vuole, Alfredo. Ogni tanto è indispensabile. E me l'ha fatta avere, è una lettera che mi ha fatto avere, scusa, ma c'ho un eco, Dario. No, un ritorno tuo, perché qui è tutto spento. Io finora non l'avevo sentito. Vabbè, lo sento. Allora, questa è una lettera che ci ha fatto avere. Se per caso sotto non hai messo il player. Non ho toccato nulla. Dall'inizio.
Allora, questa lettera, dicevo, mi ha fatta pervenire il nostro amico e collaboratore, il dottor Hamza Rimpicarno, in Serbia, e proviene dall'Unione Pace e Spiritualità, che è un'associazione musulmana curata Stella del Garda. E dice quali parole: ormai scusa Rosario, ma abbiamo sono rimasto abbiamo appena mandato questa associazione scrive: abbiamo appena mandato una mail al dirigente dell'istituto comprensivo di Calcinato, penso nel Garda, egregio dirigente dell'istituto comprensivo di Calcinato, l'associazione culturale Stella del Garda, in rappresentanza della comunità islamica di Calcinato, le scrive questa lettera per chiedere un grosso favore. Le chiediamo a gran voce che tutti gli istituti scolastici di Calcinato, dalle scuole per l'infanzia alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori, in ogni classe e sezione di queste, non vengono per nessun motivo rimossi i crocefissi. Non solo, chiediamo che con l'avvicinarsi delle festività natalizie venga dedicato del tempo per ascoltare ed imparare tutti insieme canti popolari natalizi. Non devono mancare addobbi e presepi. Forse ci crederà impazziti, oppure starà pensando ad uno scherzo. No, non è così, vogliamo rassicurarla. Siamo persone contro l'odio, contro l'intolleranza di qualsiasi parte e contro l'ignoranza. Crediamo che sia giusto per i bambini che i bambini imparino a scuola anche la cultura e le tradizioni italiane, siano anche di radice cattolica. Troviamo inaccettabile la decisione del preside di Rozzano, oltre a cancellare l'insegnamento di una delle tradizioni secolari, ha riacceso un'inutile polemica che anche stavolta va a tirare in ballo la comunità musulmana italiana. In un versetto del Corano troviamo: a voi le nostre religioni, la vostra religione, a me la mia. Il significato è chiarissimo, molto simile al nostro vivi e lascia vivere. Ribadendo che a noi musulmani non danno fastidio croci e bambinelli, ci auguriamo che tutti i bimbi e ragazzi di Calcinato possano affrontare serenamente le festività natalizie. Un abbraccio fraterno a tutti gli scolari, agli insegnanti, a tutti gli addetti ai lavori, e ai più sinceri auguri di buon Natale ed un felice anno nuovo, l'associazione culturale Stella del Garda. Questa è la lettera che è stata inviata. Mi sembra una lettera estremamente matura e portatrice di un pensiero positivo. Come dicevamo prima, ci troviamo nella situazione che i cristiano cattolici non vogliono festeggiare il Natale per non infastidire i musulmani, e i musulmani vogliono festeggiarlo perché lo ritengono una tradizione secolare che debba essere imparata anche dai loro figli. Questa è la fine di questa trasmissione piuttosto accaldata, e comunque mi fa piacere che qualcuno abbia reagito in maniera positiva o negativa, questo non ha nessuna importanza. Spero che il brano che vi ho letto vi sia piaciuto, e mi farebbe piacere che qualcuno mandasse
un messaggio alla nostra emittente per dire, come nei quiz di Rai 3, da che testo è stato tratto. Non si vince niente, però si è sicuri di conoscere un po' la letteratura mondiale. A te, Rosario. Benissimo, cari amici. Allora, sono le 23, caro Alfredo, in questo momento, e quindi termina qui. Spero che questa trasmissione è stata un altro spunto per tutti quelli che ci hanno ascoltati, perché così il proprio neurone si mette in moto e vadano a cercare, vadano a informarsi sulle... Continuano a scrivermi, Alfredo, gli sms. Marino. Dopo mi dici, mi racconti. No. Insomma, poche parole così. Sono curioso. Che sia uno spunto, soprattutto a quelli che mi stanno mandando gli sms, insomma, per criticarmi, ma anche per farmi dei complimenti. Sulle mie... ma insomma, vuol dire, non basatevi su quello che ho detto io, sai, su quello che ha detto Alfredo, ma esatto. Andate, cercate la rete, nella rete si trova di tutto, stupidaggini esatto. Come cose interessanti, quindi trovate queste cose interessanti, però l'importante è che ragionate con la vostra testa. Chi è credente continua a credere, però la cosa importante è non imponga la propria religione agli altri. Perfetto. Chi non lo è, la stessa cosa. Uno Stato, ripeto, deve essere laico per forza, perché all'interno di uno Stato è come in una famiglia, convivono tanta gente con idee e pensieri diversi, quindi perfetto. Per forza non può prendere posizioni né per nessuno. Quindi per questo scuola non dovrebbe accettare diciamo una religione di una e scartare quella di un altro, ma semplicemente mettere fuori dalla porta tutte le religioni, perché ognuno professi la propria a casa propria, oppure nella propria chiesa o nella propria moschea, insomma dovunque si può professare. Dove anche vuole, per la strada esatto. Si può professare la propria fede, quindi è questa che è importante. Non fatevi ingannare da questi falsi miti, da queste false stupidaggini di informazioni che ci stanno tartassando per un preside che dice non i canti natalizi e poi tutti si aizzano e poi si parla per giorni, giorni e giorni di questo argomento, perché questo non è l'argomento. Chi si vuole avvicinare a Dio lo faccia in modo personale, e questo è importante. Questa è la base della per quanto riguarda poi la società non si deve basare su queste informazioni. Cioè, io ho preso queste informazioni, quello che è successo con questo preside, come un gossip, né più né nemmeno. Stop. Vabbè, con questo è come la trasmissione della Barbara D'Urso, gossip. Vabbè. Ognuno fa le proprie trasmissioni, ognuno dice quello che vuole, però l'importante, ragionate con la vostra testa, non fate inculcare nulla da nessuno. Stasera vi abbiamo dato un esempio illuminante. Tra me e Rosario abbiamo avuto delle divergenze e mi sembra molto positivo questo. Certamente. Bene, con questo è tutto in questi giorni. Domani alle 14 andrà la replica sulla web tv di questa trasmissione. Chi se la fosse persa, insomma, avvisatele, però certo. Comunque verrà messo ovviamente su YouTube il video, quindi nessun problema, continuerete a vederlo. Con questo è tutto, vi auguro meravigliose giornate e seguite i nostri programmi, seguite i programmi di Radio Science. Un caloroso saluto, un ciao e andiamo alla fine. Alfredo, vuoi salutare? Certamente, cari amici, niente, un grande saluto e alla prossima puntata, in cui parleremo di altri argomenti, sperando che queste diatribe siano definitivamente finite e i giornali e i talk show ci lasciano gestire il Natale come meglio ci pare. Un saluto a tutti. Ciao ciao a tutti quanti. Ciao. Thank you.